sediamoci. Mi chiamo Roberto Pedrazzini, sono di Pavia. Esco oramai a Mosca ormai da più di 40 anni. Vengo comunque dalla pesca tradizionale come tutti, la pesca alla passata, pesca spinning, pesca camolera, pesca fino a che ho affrontato questa bellissima, questo bellissimo hobby della pesca mosca. Niente, comincerei andando indietro di qualche anno, di almeno 35 anni fa. 35 anni fa io e il mio amico Daniele, che praticamente siamo cresciuti insieme con la pesca mosca, abbiamo iniziato con Mario Riccardi. Non so se avete sentito nominare questo personaggio di Pavia, che ha pescato un po' in tutto il mondo. Iniziando con Mario Riccardi la pesca a streamer, automaticamente pescando con la canna una mano, una 10 piedi, coda 10, con delle shooting taper grado 4 e con quel famoso filo che si chiamava Cobra. Questo filo aveva delle particolarità negative, affondava. Andava giù sul fondo, non rimaneva in superficie, quindi riuscire a far distanza con un canna una mano, 10 piedi coda 10, 9 piedi coda 10, era abbastanza difficile, faticoso. Parlo per me, per qualcuno il problema non esisteva, per me il problema esisteva. Quindi non è stato tanto lontano la problematica della distanza, della fatica, degli streamer di una certa dimensione, di una certa importanza, proiettarli a una distanza importante per la pesca streamer. Importante cosa vuol dire? Non vuol dire non pescare a 15 metri, pescare a 25 metri, a 30 metri. Io mi ricordo con Mario Riccardi una mattina che eravamo assieme, quest'uomo che ha fatto il campionato, ha vinto il mondiale a 54 metri, mi faceva rimanere lì e mi diceva: ma Roby, ma non riesci ad andare più lontano? E non ce la faccio, perché sto filo fondava, mi diceva di tenerlo nelle labbra per non farlo fondare, c'è una fatica immensa, addirittura a un punto che ero quasi dire abbandono la pesca streamer, perché i risultati erano negativi, sporadici. Permetto che a Ticino c'erano delle marmorate pazzesche che io catturavo a spinning o a pesce manovrato, però dentro di me era venuta questa voglia di insidiarle con lo streamer. Cioè, dobbiamo complicarci un po' la vita, no? Se no non è che bello, vita, no? Non è anche bello. Niente, a quel punto chiedo a Mario Riccardi, siccome lui costruiva anche le canne due mani, se mi potesse fare una canna due mani per pescare in un certo modo. Mi fa: ma no, ma cosa dici? Canne due mani sono solo per i salmoni, sono solo per pesche particolari in giro per il mondo, cosa vuoi pescare a due mani in Ticino? Oggi è una realtà oramai assodata, insomma, alla fine chi non pesca... Questo veniva negli anni 80. Negli anni 80. Questo veniva. È un po' remoto. Un po' remoto. Però io sono caparbio e quindi... La prima canna usata che ho trovato, una 12 piedi e mezzo della Hardy, la Deluxe, no, Favorite o Deluxe, quella grigia, mi pare Favorite. Che la Favorite, coda 9. Con Lele, già che lui usava queste code della Tiny Nymph, non so se avete sentito parlare, erano punte da 7 metri e mezzo integrate, affondamento 150 grain, 200 grain, 300 grain, 400 grain, fino a 600 grain. Io me le sono comprate tutte, lui già le usava e ci siamo trovati, abbiamo cominciato e quindi i risultati sono usciti. Cioè la prima volta che ho affrontato con questa canna qui nel fiume Ad, milanese, provincia di Lodi, le prime marmorate sono venute fuori e quindi lì funziona, è scoppiata la scintilla, no? Alla fine, e in quel periodo usava questi streamer che erano di Mario Riccardi, il Black Nose Days, questo streamer classico che Mario Riccardi costruiva per le marmorate grosse del Ticino.
amo sul 2, neanche poi così voluminosi. Assieme a questa c'era la Golden Smelt, quello che Mario Riccardi usava, erano le sue preferite. Questo è uno streamer che io uso ancora oggi, perché mi dà, con le acque velate, acque grigie, questo streamer mi dà delle catture. A quel punto, con questa canna, affronto anche l'estero. Quindi vado in Svezia. In Svezia mi ritrovo in mezzo a una ventina di pescatori scandinavi, con la tecnica Angerem, con la tecnica scandinava. E lì, senza andare alle spalle, senza proiettare la coda alle spalle come facevo io, facevano distanze una volta e mezza a me. Dunque io non ero uno che lanciava a corto, con la Tiny Nymph mi usciva tutta, 28 metri di coda mi usciva tutta. Bene, loro almeno per 7, 8, 10 metri in più. Quindi apriti, ho detto qui cioè, devo fare qualcosa. Torno a casa e lì avevo conosciuto Max Malli, in quel trotto di mare in Svezia. E allora ho fatto un corso con lui, con questa tecnica scandinava. E quindi la cosa ha cominciato a funzionare. Perché funziona questa tecnica? Allora, noi vediamo in questa immagine, questo è il fiume Oglio, non è molto largo, sarà un 25 metri, dalle piante alle cose. Ecco, a quelle piante lì a me ci sono 2 metri. Questa tecnica ci permette di lanciare sotto la riva opposta senza andare alle spalle con la coda. Usando, in quel momento io usavo questo mulinello con una coda Skagi compatta, davanti a questa coda vengono attaccate queste punte che le vendono a metri, che mi faccio, quindi me le faccio io, mi faccio le asole, e quindi è una punta, questa punta pesa 14 grammi. Allora, questa piccola coda di 5 metri, 5 metri e mezzo, mi permette di proiettare 14 grammi più un artificiale anche in coda di coniglio, o mi permette di proiettarlo a una determinata distanza, cioè quello che voglio. Addirittura con qui usavo la Switch, una canna da 10, 11 e 6, che è questa canna qui. Io lanciavo praticamente sotto la riva opposta. Allora, se parte. All'inizio. Allora. Eccola là. Dove ha picchiato? E questa piana veloce. Praticamente si lancia questo Googler il più lontano, quelli lì erano in mezzo al fiume, non si poteva fare diversamente, quindi entravi in acqua fino a qui e poi cercavi di lanciare dove loro cacciavano. Si lanciava, si faceva, il Googler colpisce l'acqua, si lascia là, si lascia derivare, poi con la punta della canna si dà un colpo, si fa schioccare come il popper, però si lascia là e si lascia pattinare, dal niente scoppia l'acqua. Il finale che uso è non inferiore al 30, perché ti spaccano. Quella violenza lì dell'attacco ti lascia nudo. Quindi meglio essere armati bene. Piuttosto che lasciargli una mosca in bocca. Hai capito? Quindi noi l'aspio lì lo peschiamo con pesciolini di questo genere, molto piccoli, addirittura piccolissimi, con finali del 18. Però devi stare molto molto attento, perché quando mangia non devi picchiare, perché lasci là tutto. Quando prendi i pesci che arrivano a quella stazza lì, sono pesanti già di loro. Non ama la corrente questo fiume potente, è un fiume che vive tra l'acqua lenta e quella veloce, lì più sull'acqua lenta. Andando avanti, adesso qui c'era questo lancio, questo. Sabato scorso, lì nell'Oglio, alla Custri, praticamente, ho preso questo cavedano,
poteva essere sui 3 kg, con uno streamer completamente bianco, che è questo qua. Questo montato, questo è da Marmorate, questi streamer qua, è montato su amo doppio. È montato con un... Viene bella fame. Quella sì, è una fame da bestia, sì. Ma ha picchiato una botta che pesco col 33 di filo. Uso questo filo qui della Trabucco, fuoro carbon, questo è il 30, quel Moe avevo sul 33. Il Cavedano non ci guarda proprio quando è su, puoi avere, io pesco 33, 37, 30, dipende dall'esca più o meno grossa, dimensione dell'esca. Ne ho presi due quella sera lì, l'altro è questo. Un altro che vedono così, sono veramente massicci, sì. Ti picchiano di quelle, con violenza. Bello. Infatti pensavo di aver preso una lacustre, perché io vado lì per la lacustre. E la settimana prima, non lì, ma in una parte più sopra di questo punto, sopra della tangenziale che c'è lì a Costa Volpino, ho attaccato una lacustre, però si è slamata subito, purtroppo. Quindi, voglio dire, questa tecnica ci permette di lanciare a una buona distanza esche di un certo peso, soprattutto quando poi sono bagnate, quelle esche lì in strisce di coniglio, di pelo di coniglio, volpe, un po' mischiato, diventano abbastanza pesanti. Di conseguenza, però questa tecnica, Skagit, veramente riesce a catapultare, lo conoscete l'artificiale Lethal Weapon? Sì. Boh, ecco, lanciate il Lethal Weapon con questa, che me l'ho preso. Con la Skagit. Allora, io ho lì dei pesciolini che uso da Marmorate, che davanti inserisco un conetto d'ottone, perché per farlo stare più attaccato al fondo. E con lo Skagit non ci sono problemi. Addirittura con una coda da Skagit che sono queste. Sono rimaste là. Allora, questa coda da Skagit che abbiamo visto prima è una 390 grain, mentre questa è 540 grain, una intermedia e l'altra galleggiata. Con questa coda, con un'altra tipologia di canna, che è una canna della Loomis, la Dredger, quella è una canna specifica da Skagit. Con quella canna non lanceremmo l'underhand e non lanceremmo una coda da spell. Lanciamo solo le code da Skagit, è specifica. Con quella canna e con questa coda arrivo fino a tirare una 3,5-4 metri di T21, T21 arriva fino a 16-17 grammi di punta, più un artificiale di un certo volume. Allora, andiamo avanti. È chiaro un po', sto facendo un po' di spiega come sono nate le due tecniche di pesca, Skagit e Skandi. Come sono nate? Dove si sono sviluppate. Ah, beh, si sono sviluppate, va bene. Perché è giusto che abbiamo un indirizzo geografico. Le Skandi sono Skandi scandinave, sono nate in Scandinavia, Svezia, Finlandia e Norvegia. Mentre la Skagit è nata nel nord-west in America. Loro in questo fiume, Skagit, hanno avuto la necessità, ma soprattutto la necessità di far pescare le persone non capaci di lanciare. Quindi avevano necessità che quando arrivava un cliente di metterlo subito in condizione di pescare. Le code più corte sono, meno difficoltà c'è. Perché se noi andiamo a vedere, queste sono code da spei. Una coda da spei praticamente è lunga da 52 piedi, il belly, 64 piedi, sono una short belly, una medium belly, addirittura una long belly, arriva fino a 74 piedi, vogliono dire 22-23 metri di coda,
Fuori dalla canna. Fuori dalla canna. E si usano tutte fuori. Eh? Non è che si recupera e poi si cerca di lanciare. Perché quella... Praticamente la coda deve sempre star fuori. Deve sempre star fuori. Quindi con una coda così di 22-23 metri, più la canna, più il finale, tu peschi costantemente a 30 metri. Certo, questa è più indirizzata alla pesca del salmone. Nei nostri fiumi però, attenzione, noi peschiamo l'aspio. Peschiamo l'aspio, cavedanone, tutti i pesci che sono a distanza e per arrivare a quella distanza lì facciamo molto meno fatica con questa tipologia di code che con una coda una mano. Anche le trote là in fuori, in alto, eh? Le trote, le ah là, sì, sì. La sua, la scuola della Spagna, come si chiama quel paese lì? Frassinetto Po. Ecco, ok, è quasi vicino a Torino. Il Po lì è molto bello, è appena sotto dove entra la Dora Balter. L'acqua è abbastanza decente, Dora è una riserva oramai che c'è da tantissimi anni, mettono troti costantemente e le trote non sono legate e vengono anche giù, quindi noi prendiamo le trote lì con questa tipologia di code a galla, eh? A galla, sì, sì, sì. Con mosche anche più grosse, cioè per dire usiamo anche mosche con amo doppio in questo modo, in questo modo, che sono da salmone, e questo è un amo doppio del 4, questo qui, e vengono proiettate queste esche qua a 30 metri, anche con un po' di shooting, con la coda da spay, 6-7 metri di shooting si può fare, quindi automaticamente si è già detto dove si pesca. Quindi l'azione di pesca è molto lontano e si copre una superficie d'acqua decisamente molto vasta, cosa che con una canna a una mano è impossibile. Infatti io, quando ho cominciato con lo streamer, con la canna a una mano, io Ticino, tanti posti li saltavo, non riuscivo. C'era lo spazio, non c'era la cosa. Alla fine, adesso io con questa tecnica, il fiume lo pesco completamente. Completamente tirando dietro un portafoglio con una serie di code da scandinave, una skagit, un po' di punta. E io il fiume lo pesco tutto. Ci spiega bene come è costituita tutta la... Adesso perché io stesso faccio fatica. Certo. Chi pesca, allora, chi non pesca streamer non lo capisce. Allora, quando vado con le code da spay, pesco con le code da spay. Cioè non mi porto le scandinave e le skagit. Vado a pescare che cosa? L'aspio e dove ha detto lui in certi posti del fiume molto ampio, anche il Po, noi abbiamo il Po lì vicino a casa, il Po lì sarà largo 400 metri, quindi abbiamo necessità proprio di pescarlo distante. Quindi scegliamo, facciamo la scelta, oggi peschiamo con gurgler, pesciolini, piccolini, superficie, che pelano, vanno sotto tanto così. Questa tecnica, magari montando sulla punta della coda da spay, un polilider intermedio. Questi polilider intermedio mi tengono l'esca appena appena sotto la superficie dell'acqua e fanno lavorare questi pesciolini. Se invece voglio pescare con gurgler, il finale io lo uso, faccio il finale a nodi, che è un finale da 1,80 m del 45, 1 m del 35, 1 m del 30. E io ho 3,80 m di finale. Se ho bisogno di qualcosa di più piccolo vado col 25, ma arrivo poi a quasi 4,60 m di finale, usando i gurgler, ma anche il pesciolino. Quindi la spay noi diciamo che la usiamo solo in questo frangente per stare a galla, peschiamo esclusivamente a galla. Ci sono le code da spay affondanti, ma lasciamoli perdere, perché tirar fuori 22 metri di coda affondante per grado 2, io ce l'ho, ma mi faccio del male e quindi l'ho lasciata perdere, ce l'ho là. Delle volte dico, ma facciamo una pescata con la coda affondante, è veramente, quando va giù è lunga, no? È lunga. Se non hai la corrente importante che ti aiuta a portarla su, gestire quella coda lì è
faticoso. Anche ecco, come girarlo, anche come girarlo. Quindi le code da specie sono tre tipi: short, che è lunga 15 metri, medium, che è 17 metri e mezzo, 17 metri qualcosa, long belly, che va da 20, 18 metri e mezzo, 19, 20 metri, fino a 22 metri. 70 piedi. 70 piedi. 70, 72, 79 70, sono, molto, sono molto lunghi, molto belli da usare. Quello che consiglio io, se uno inizia con questa tecnica, meglio che impari con la coda da spay, perché tutto deriva da lì. Quindi, quando io ho imparato con questa coda, non lunga, ma la short, quella corta, quella da 15 metri, tutti i lanci e tutte le dinamiche si ripetono sia nello scandino sia nello scagit e sia anche nelle commando, quelle nuove code molto corte, che poi arriviamo piano piano, perché c'è una tabella che vi voglio far vedere che vi dice un po' gli abbinamenti. Allora, queste sono le famose code da scagit. Noi abbiamo una Rio Scagit Short, una Rio Scagit Max e una Rio Scagit Max Long. Allora, non vado oltre la 14 piedi di canna, perché diventa troppo corta per una 15 piedi, va a finire che sei costretto a sdraiare la canna per poterla usare. Fino a 12 piedi, la seconda vado fino a 14 piedi, quella lunga vado sulla 15 piedi. Quindi quando uno vuol prendere la coda da scagit, il peso che porta la canna, aumentare quei 100 grammi in più, perché ha bisogno di caricarsi, e se ha una 12 piedi prende le compact, quelle corte, le short. Se ce l'ha da 14 piedi prende quella di mezzo, la max, quella normale, che sono lunga, è lunga praticamente 23 piedi, l'altra è 20 piedi e l'altra invece 28 piedi. Se invece ho una 15 piedi io devo abbinare quella più lunga, perché l'abbinamento è giusto che sia così, se no fai fatica. Nello scagit c'è anche quella fondante, poi mi sembra che ne ho fatte delle altre. Ce n'è una, con la punta, però non per questo uno deve prendere tutte le cose. Io ho queste due, intermedie e galleggiante, questa qui ce l'ho da 6 o 7 anni e la uso ancora oggi, bastano e avanzi. Questa la uso più sulle piane larghe, come abbiamo visto prima all'inizio, più ampie però, di fiumi, come l'Adige, come l'Ad Lodi, come il Ticino o come il Po. Quindi fiumi ampi, perché va a finire che nell'olio questa coda, forse vado a prendere i polli sulla riva dall'altra parte, faccio fatica quasi a frenarla, no, non è che faccio fatica, però va a finire che ho appena fuori 2 metri o 3 metri di running e io sono lì con la coda che non lavora. La coda quindi deve essere tutta appoggiata in acqua. Mentre in fiumi più torrentizi, con buche corte, parliamo della Valtellina, uso la scagit galleggiante con i tip, questi qua, che mi porta sotto l'esca. Quindi fiumi più piccoli, coda galleggiante, fiumi più ampi, con piane, con un fondale di un metro e venti, vado con la scagit intermedia. In generale quella roba qui c'è sulla... C'è tutto. Quindi le code da scagit sono tutte qui, cioè non è che ce ne siano un miliardo, e non vale neanche la pena... adesso vabbè, il mercato si ferma un po', automaticamente ne creano una un pelino diversa, sì, continuano a fare io mi metto io primo, prendo anche quella, no? Così ce l'ho anche lei, magari non la uso mai.
Però con le Skagit hanno fatto anche quelle ancora più corte, come quella che abbiamo visto prima. Questa è lunga meno ancora della prima, che la uso sulla Switch. Poi c'è la Commando. Poi c'è la Commando, queste famose Commando. Queste famose Commando, adesso io la tiro fuori, vedrete che questa cosa quanto è lunga. Queste si possono usare sulla canna da mano. Queste banche si usano anche su canna da mano. La coda è tutta qui. Ok? È la nostra. Riesco a fare tutta coda? Tutta coda. Presto. Tutta coda è figo. Allora, qui però, dopo la vediamo più avanti, c'è una tabella dove dico questa la uso su questa cannina qui, quindi è una 2-3, quindi questo quant'è? 150 grammi. Una 2-3 non è la rapportata una 2-3 della cannina. No, infatti. No, questa qui è 150 grammi, 150 grammi sarebbe per una 4-5. Coda 4 cannina. Però siccome le canne per lo Skagit hanno bisogno di avere le code un po' più pesantine per caricarla velocemente, perché c'è questa necessità. Siccome lo spazio dentro è poco, nel momento che faccio la rotazione, porto, quando si forma la D-loop, nel momento che la canna mi fermo, la canna si capovolge, manda la coda, flette, immediatamente. Se avessi una canna rapida, sarei costretto a mandarla più in profondità. Mentre qui, come fai così poco? Io ho un paio di domande che si ammucchiano tra di loro. No. Prima cosa, le canne tra di loro sono diverse tra una Space, Skagit, Scandi? Allora, oggi le canne, quelle nuove, puoi lanciare sia Space, sia Skagit, sia in Underhand. Oh, è già una bella cosa. Per esempio questa, io lancio con la coda da Space, lancio con la coda da Skagit e con le code da Underhand. E quando scegliere una canna da Switch, per esempio? Invece? La Switch per i fiumi piccoli. Perché una 14 piedi in un posto come l'olio. Certo. Cioè, Switch è il nome perché è una mano, due mani, ma in realtà è ancora. In realtà è una canna, una mano la Switch. Sì. Io l'ho modificata perché questa non era così. Mm-hmm. Aveva un'impugnatura più corta, col calciolo più corto. E fondamentalmente doveva essere usata con una mano. Io... Però a livello costruttivo quindi è più nero come uno Skagit. Ci sono delle Switch a due mani. A due mani. Sono effettivamente questa... delle canne a due mani corte, non c'è problema. E si usano con le questa per me avevano sbagliato un po' qualcosa nell'impugnatore. E a quel punto lì, quando scegliere una tipologia di uno, cioè uno Skagit, uno Skandi, o una allora, Fei o una Switch, allora, quando... togliamo questa che è 2-3, che è per giocare, per divertirsi, cioè acqua limpida, fiume, bollicchia qualcosa, metto su degli spider anche sul 14 con quella codina lì, lanci in scioltezza, fai in deriva e prendi pesciotti così, la canna è molto morbida, flette, lavora e sì, ti diverti anche. Mm. Se invece voglio scegliere per fare questa pesca dello streamer, non vado sotto 7-8, ho 8-9. Mm-hmm. Quindi sia la 14 piedi che la canna switch, cosa voglio fare? Voglio fare lo streamer, mm-hmm, io sotto l'8 non ci vado. Mm-hmm. Perché ho bisogno di potenza, ho bisogno di lanciare tip pesanti, ho bisogno di lanciare esche voluminose e quindi per forza di cose io ho bisogno di potenza. Non lo farei mai con quel canino lì. Ecco. Io per esempio questa non l'ho portata, io ho anche questa 14 piedi, coda 5-6. Ma sono un po' sovradimensionate queste canne qui, perché io qui nel portafoglio ho le Skandi, la serie della Skandi di tutti gli affondamenti, queste sono delle Guideline, sono per 8-9. Bene, io li lancio tranquillamente con quella canna lì, perché è una canna che dà qualcosa di più, non è impiccata. Ecco, non è impiccata. Perché uno dice oggi pesco Skagit, domani pesco Skandi, cioè cos'è? No, che allora, il fiume che affronto, l'area del fiume che affronto, se io ho una buca profonda,
però corta, per dire, una buca che si sprofonda e 25 metri sale, tu con una coda d'Anderense, nonché con un grado 7, con un polyleader extra extra fast, tu quella buca lì, là in profondità non ci vai. Quando la coda è derivata, sei fuori buca. Mm-hmm. E quindi tu non l'hai sondata. Con lo Skagit invece ti permette di lanciare anche l'esca a monte. Lanciando l'esca a monte, la coda questa galleggia, però il tip mi scende giù. Mm-hmm. Usando un pisciolino di questi, con all'interno... Cioè lui lavora strozzato. Lavora così. E non è più una deriva, è una pesca nella buca con la punta. La punta entra completamente nella buca e ti porta la mosca sotto. E fai tutta la deriva con la mosca attaccata al fuoco. Questo pesciolino ha sotto un cono di ottone. Quindi la coda mi scende giù, ma nello stesso tempo questa scende giù. Non è che la coda scende e poi il pesciolino è là così. Quindi attenzione, importante. E questa era Skagit. Io lancio la mia coda, il mio tip a monte. Quando arriva davanti a me, il mio tip ha verticalizzato, è andato giù. Quando hai davanti quelle prismate. Quelle prismate, io vado a lanciare questo artificiale a 20 cm dai prismi, lo lascio andare giù senza trainarlo. Quando è davanti a me, io con la canna piegata in avanti comincio, do i colpi e faccio guizzare il pesciolino e comincia a staccarsi, no? La mangiata è abbastanza sensibile, non è come la deriva dove il pesce boom e c'è. Qui sei capace, nel momento che la tocchi hai la stoppata, quindi c'è da stare molto molto attenti, sempre molto molto vispi, perché puoi perdere le mangiate, magari ti sembra al fondo, magari il pesce invece che tanto. Mentre invece nella Scandi, quando è che la vai a usare? Sulle piane regolari. Le acque uniformi. Acque uniformi, dove il fondo può esserci un piede che mi cala giù nel fondo. Perché il vantaggio qual è che ha rispetto? Il vantaggio che mi va giù, tutto aderente al fondo. Lo Skagit è abbastanza rumoroso. La Scandi no, Scandi arrivi, Scandi vai anche più ma lontano, poi fondamentalmente non è neanche vero, perché cioè io pesco Skagit ma di rumore non ne faccio, però c'è gente che pesca Skagit e scalda l'acqua, cioè fa veramente tanto rumore e questo è negativo, cioè noi non dobbiamo affrontare il fiume, dei pesci naturali, no? È negativo, perché noi andiamo a pescare molto, molto in acque libere, pesci naturali, quello che viene viene. Viene un siluro, viene il siluro, viene il perch, venga il perch. Io con la Skagit, poi ve la farò vedere, stavo pescando le marmorate con un pesciolino così e mi sono beccato un lucio da 80 cm in mezzo al fiume, in mezzo alla corrente. Quindi i pesci stanno dove vogliono loro. Tu dici no, lì il lucio non ci sarà mai. Bene, lì è venuto fuori sto lucio che pensavo la marmorata, perché poi alla fine un lucio da 80 in mezzo alla corrente picchiava anche, no? Ho preso una bellissima marmorata, tiro lì, dove l'ha preso? Non c'ho il filo d'acciaio, ce l'aveva qui, puntato qui. Ma perché è puntato lì? Quando i lucci non sono aggressivi ma sono lenti, arrivano vicino all'esca e la pizzicano. Quindi quella tecnica lì mi fa mantenere l'esca lenta e attaccata al fondo. Bisogna saperla manovrare bene, non è che la butto là e tutto è finito. L'angolo di dove io vado a posare l'esca è determinato dal fondo che ho, dalla profondità, dagli ostacoli, dove voglio sfiorare l'ostacolo. Quindi cambio l'angolo per non incagliarmi e superarlo, però all'altezza che mi permette di stanare un pesce, capito? E che cambi tra una e l'altra è la dinamica del lancio, vero? Proprio sì, sì, l'angolo allora, di lancio allora, cambia allora, in base alla deriva. Nello spay
lo spey, le code che abbiamo visto prima, è il vero classico lancio spey. Quindi ci sono i lanci sostenuti, che sono lo SNIT-T, lì è spiegato tutto, né? Al limite se poi volete. Lo SNIT-T, che è un lancio che la canna mi va a questa altezza, scende giù velocemente verso sinistra o verso destra, a seconda, e la coda cosa fa? Si ribalta e mi va a monte. Dal momento che è appoggiato sull'acqua, questo è un lancio sostenuto. La mia rotazione crea la D-loop e quindi lancio nella mia diagonale. I lanci invece aerei, quelli con ancoraggio, è il single spey, lo snake crawl, che il single spey è un lancio che io sollevo, la coda dal momento che io faccio il mio movimento si stacca dall'acqua e va all'ancoraggio. Nel momento che la coda, la punta, il tip, mi tocca l'acqua, l'energia che la canna si è caricata si risponde, mi fa creare la D-loop, che poi la vediamo comunque, vediamo l'ancoraggio e lì si forma una V-loop, sono due, D-loop e V-loop. Quando creo la V-loop il lancio viene molto molto lungo, perché ci velocizza. Nello skagit invece non si fanno i lanci ancorati, si fanno solo i lanci sostenuti, ma per che motivo? Perché la coda che io ho su, questa coda, è il peso che porta la canna. Tutto il resto, i 14, 12 o i 17 grammi, sono tutti in più, non contano col peso che porta la canna. Quindi se io facessi i movimenti di ancoraggio, io vado ad aggravare la mia canna di 30 grammi più i 17. Quindi vuol dire una canna che mi porta 30 grammi, la carico di sovraccaricata e potrei magari anche romperla, non lo so. Io di canne ne ho rotte poche, pochissime, quella lì in mezzo, ma un cavedano l'ho piegato indietro, il cavedano è partito, ma ha rotto la punta. Però siccome ti danno due cimini, la canna è ancora riparata. E con lo skagit quindi si fanno solo snake tip, peri poke e doppio spey. Si fanno questi lanci qui, il doppio spey e niente meno, che nel momento, si cambia mano però, è nel momento che sono su sponda destra, dunque su sponda destra, quindi la corrente mi va giù, io uso la mano destra, quando sono su sponda sinistra uso la mano sinistra. Il doppio spey è niente meno che sollevando così, vado all'incrocio con le mani, porto tutta la mia coda a monte, solo la mosca mi rimane sotto la lunghezza della canna. Cioè io toccando la canna con l'acqua, la mosca si deve fermare lì. Ma per che motivo? Perché quando io roteo e mi metto sono sopra all'angolo di lancio. Perché se io con la mosca è sotto, vado a incrociare. O addirittura la mosca da lì parte e becca me. Se invece rimane a monte, a valle, quando io giro, la mia mosca è sempre là, quando parte è là. E non dà problemi. Perché lanciare con tutte e due le mani? Perché se io ho il vento da sotto che spinge verso me, io devo evitare il doppio spey. Perché nel momento che io faccio la rotazione, la coda viene verso me. Allora a questo punto cambio mano e faccio il single spey di sinistra. O lo SNIT-T. L'aria che arriva porta lontano da me, mi mette in sicurezza. Ok? Sì, più facile a dirsi che a farsi. No, beh, ma qui avete delle domande. Comunque, ti ha chiarito un po' quelle che sono. Allora, no, io chiedevo lo sviluppo completo di tutto il sistema. Tutto il sistema. Devi spiegare la running line, il back. L'all'inizio? Sì, dopo. Ah, ok. No, adesso facevo vedere queste e poi dove sono collegate. Cioè, le code da spey sono integrate, sono tutta coda. È tutta coda, non c'è running. Non mai, no? Qui, questo filo è la running. Cioè, questa è la coda, è collegata in loop to loop col filo. Che io abbia una running
da quel filo del 40 o addirittura una running da 30, 40, 50 libbre, che sono fili ovali, galleggianti o fondanti. Ed arrivano qui. Adesso questa, per esempio, questa Skagit qui è integrata, è tutta coda. Questa invece è solo la testa. Per lanciare queste devo collegarle alla running, che sia di coda o sia di nylon. Quelle successive sono le famose code scandinave. Queste, c'è galleggiante, intermedia, SINC 1, SINC 2, sono tutte teste che io queste code le devo collegare per forza a una level, una running line. O una running line, come quella lì, come questa, no? Allora, visto che questa qui io pesco abbastanza leggero, metto il filo del 40, ma quando monto quelle lì, io sotto i 35 libbre non vado, perché se io attacco il fondo rischio di lasciarla là quella coda lì, quindi dietro sono robusto, non mi importa se il lancio viene 5 metri più corto, però quando io devo ferrare un pesce che mangia voglio picchiare, e picchiare con questo nylon qui, questo è abbastanza elastico, delle volte, infatti io lo uso molto leggero per pesciotti, con la canna leggera. Quindi queste code qui sono punte, sono teste che hanno una varietà di affondamenti 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, poi addirittura abbiamo un altro floating intermedio, galleggiante intermedio, galleggiante intermedio SIN 2, galleggiante over SIN 3, cioè infinita, esatto, allora fermiamoci, sì, stavo ok, ponetevi sempre questa domanda, allora dove vado a pescare? Cosa voglio pescare, la mia area di pesca, sì, qual è? Prendiamo un esempio, Roberto, se voglio andare in olio a pescare, che ne so, le trote a streamer, Skagit. Assolutamente Adige Skagit più lunga, e su certe piane molto lunghe le scandinavo. E che gradi di affondamento? Il rapporto, la velocità dell'acqua e la profondità del fiume. È una cosa studiata proprio per bene. Capito? L'esca è importante che stia sempre. Nella bella stagione queste trote si alzano anche. Possono venire a prendere anche una spider sul lotto a galla. Tu hai conosciuto lo svedese, quello che viene lì in olio, che è due anni che tu l'hai conosciuto. Io l'ho visto una volta. Allora, questo qui, io vado lì con la canna a due mani, vedo questo qua, con sto cannone con le 15 piedi, coda galleggiante, e io, ma cosa fa questo qua? Poi conosceva Mauro Bortolotti. E allora ci siamo presentati, no, io pesco così, coda galleggiante, DT, canna 15 piedi, overhead, lui pesca su due, tre piani. Non lanci spray, lui bomba e mezzo. Filo un metro e mezzo del 40 e un moscone. E ha preso le lacustri. Quindi uno vuol prendere le lacustri, fa così, non è vero? Perché se le pesci sta giù, tu aspetta che viene su. Quindi io lo devo insediare in tutti i suoi punti. C'è una giornata che il fiume sembra morto, io lo vado a cercare giù in profondità, è inutile star lì, aspetto che viene a galla, viene l'imbrunire, cominciano a schiudere le sedge, può essere divertente a dire metto sulla codina, metto su due sedge accoppiate di buona dimensione, poi le lancio là in mezzo e le faccio patinare, poi vengono su e poi prendo le coste, le prendono, io non ne ho ancora prese. Io l'ho preso sempre giù, in profondità, quindi però può essere piacevole pescarle anche così. Quindi noi abbiamo addirittura l'ultima 750-850 gradi. Questa è mostruosa. Io la uso quando vado a Ticino a Perca. No, non senti neanche, cioè, che pesci devi avere per sentire. E dopo ti faccio vedere che pesce ho preso. È la piega, è la canna. La piega. Per dirti, capitano queste cose andando a pesca, pescando sulle prismate, quindi piante, prismata, sul prisma,
movimento di taglio e poi lasciare affondare, far derivare vicino i prismi con canne esterne e recuperare. Tan, tan. Capito? Luccio, siluro e questi perk anche da un metro, 10 kg di perk. Difatti se noi andiamo avanti, queste sono tutte le densità di affondamento, però parliamo. No, beh, ma certo, cioè, con una 15 piedi è chiaro che il pesce davanti deve essere importante, se no. Però sai che possono esserci, e quindi uno mi dice faccio meno fatica, vado là col vivo, faccio meno fatica, una canna, metto il forcellino, metto giù a fondo. Esatto, non ha molto senso. Oppure dico vado a spinning, no? Vanno a spinning con dei mino da 15, 16, 18 cm, quindi potrebbe. Andando avanti, noi vediamo una classifica di pesi. Allora, 7, 8, quindi abbiamo una coda galleggiante, shooting head, da 7, 8, 30 grammi, 8, 9, 34 grammi, 9, 10, 38 grammi, 10, 11, 42 grammi. È chiaro che quei pesi lì, 7, 8, ecco che hanno 14 piedi. Potremmo avere anche una 7-8 da 15 piedi, E quindi noi abbiamo bisogno di 30 grammi, questa è la tabella. Poi ogni tipologia di canna può magari essere necessario 34 grammi o magari 28 grammi. Queste code possono essere tagliate qui, si ricrea l'asola e la porto al peso che meglio la canna porta, quindi non è un problema. A volte i primi anni si usava prendere le 42 grammi e si tagliavano per avere le short, le code più perché corte. Non c'erano. Allora noi per avere le code più corte, per non far fatica, prendevamo quelle più pesanti e poi le portavamo a 34 grammi. Per togliere 12 grammi venivano via magari 3 metri di coda. Quindi da una lunghezza di 12 metri, ecco che io avevo una coda di 9 metri e mezzo, più gestibile per certi spazi, certe condizioni infrascate, certe condizioni che ti obbligavano per forza, adesso le fanno. La guideline fa turbo, tutti adesso fanno queste code corte. Le code corte 6 metri, 6 sì, metri, cioè, adesso le fanno di tutti i colori, ne fanno. Questo però, scusa Robby, sì. Questo però avveniva, questo discorso di tagliare le code così corte, avveniva solo per le densità di affondamento maggiori, perché essendo loro stesse, no, deputate ad affondare molto, si faceva molta fatica a portarle a galla e poi a girarle. Quindi sulle code affondamento magari 5, 6 o 6, 7 si prendeva una 10, 11 e poi tagliarla al peso di una 8, 9. È chiaro il concetto? Si accorciavano molto e quindi le difficoltà erano inferiori. Perché la coda da tirare fuori dall'acqua era molto andiamo migliore, a vedere, quelle erano le galleggianti. Se però noi andiamo a vedere quelle affondanti, per esempio un S5, noi 7, 8, 10 metri e 9, leggermente più corta, però sempre 30 grammi. Quindi che io usi una galleggiante o un affondamento 5 o un affondamento 7, i pesi non devono cambiare, perché sennò la canna non li porta. Idem per la 8-9, 34 grammi, 11 metri e 2, 11 metri e 6, però il peso non cambia, è solo affondamento 5. A parte queste, che sono 48 grammi e 51 grammi. Ora io ne ho una anche di 1150 grammi, che sono 70 grammi, però io parlo di un fiume come il Ticino che ha profondità di 5 metri e a volte si vanno con i pesciolini pugliesi lunghi così, roba da 18 centimetri, per una pesca particolare, vuol dire pescare su quel prisma e in quel punto e basta. Cosa fai? Un'ora lì bruniera? Quando il sole cala, lì il pesce predatore arriva, sai che arriva lì e quindi puoi prendere il pesce veramente. Esatto.
pazzesco, cioè, immagino, delle cose, nella perfezione. Delle cose. Quindi è chiaro, tutte queste code, quello che arriviamo al tuo discorso, sono tutte collegate attraverso una running. È chiaro che le running per queste scandinave, io sotto il 35 libri non ci vado. Io ho 35, 40, 50 libri. Non ci vado, perché a volte contrasti e poi vediamo quali pesci vai a contrastare. Perché io penso sempre che l'esca quando è in acqua e sia nelle posizioni dove determinati pesci possono arrivare, le sorprese ci sono. E vengono le sorprese. Andando avanti, eccolo qua, forse questo dovevo metterlo davanti, però siamo saltati un po'. Questa è la famosa azione del lancio ancorato. Questa parte ancor è la parte che si va ad ancorare sull'acqua. Tutto il resto è tutto staccato dall'acqua e l'energia che trasmette la canna gli fa formare questa V-loop. Nel momento che la V-loop si è formata, la canna è flessa dalla parte opposta, ecco che la chiusura, scendendo verso il basso e tirando la mano inferiore, c'è questo caricamento e si fanno distanze in un solo colpo di, parliamo di 30-35 metri in pesca costantemente. I lanci sono questi. Sempre, sempre, sempre. Quindi, mi ricordo con la canna una mano, un lancio era 15 metri, l'altro lancio era 20 metri, poi ero stanco, la facevi più, metti giù la canna, riprendi ancora. Cioè, la mia superficie d'acqua che io facevo passare era veramente ridicola. Qui invece tu fai, c'è una piana larga 30-40 metri, tu da cima a fondo tu la fai passare completamente, a ventaglio, in diagonale. Un lancio, un passo, tu fai metro per metro, fai sondi, perché se la marmorata o un predatore è in fondo buca, non viene su a beccarti lo streamer a inizio buca. Il suo punto è là di sosta e da là parte per la caccia. Quindi tu la vai a cercare. Io ho un amico che pesca ninfa, parte il mattino lì, a mezzogiorno ancora lì. Detto, hai pasturato, cioè butti dentro le ninfe, perché se il temolo non giri e lo vai a cercare tutti i punti del fiume, forse stasera qualche pesce l'hai preso, no? Quindi è lo stesso, qui bisogna far passare tutte le piane. Quindi questa è l'azione di un single spey o di uno snake roll, perché lo snake roll si fa in questo modo, cioè si porta la canna, la corrente scende giù verso destra, io ho il vento a monte, non posso più fare il single spey, potrei fare il doppio spey o lo snake roll. Io ho a disposizione questi due lanci per essere in sicurezza. Lo snake roll viene attuato in questo modo, si porta la canna verso la riva, si descrive una E lunga con una velocità che parte da lento, medio, veloce verso l'alto, portando la canna verso me, cioè si crea la di lui e parte il lancio in chiusura e si fanno sempre quelle distanze lì, sempre, sempre. Il single spey invece è con la mano sinistra in condizioni con la corrente che va verso il basso. Risponde a destra questo. No, guarda, veramente fai delle volte, per esempio, un lancio che è il circle spey. Circle spey è un lancio circolo perché si fa questa rotazione. Però è come se io facessi, non fate mai voi per prendere la mosca in mano, questo movimento. Cioè, se voi avete fuori 10 metri di colpo per prendere la mosca, non avete bisogno di recuperare, fate così con la punta della canna dall'altro basso, questo colpo secco, vedete che la coda arriva davanti a voi, vi arriva la mosca in mano,
allora il circo sul naso, che no, perché se lo fai verso l'esterno la mosca va lì, però veramente arriva e prende il finale qui, ti si appoggia qui. Questo è un lancio fatto in scioltezza, molto bello, a me piace molto, perché sto scendendo, ho finito la mia passata, è arrivato, guarda cosa mi viene. Poi arrivo al finale, si appoggia qui, rotolo, e sono fuori. È vero, eh? Fai, non fai rumore, non fai niente. È una grande tecnica. Una grande tecnica che ti permette di pescare a fine. No, bisogna essere anche brutali delle volte nel lancio. Mica se lo picchiare, perché le distanze si fanno quando le chiusure sono energiche, non come lanciare a spinning, un colpo secco. C'è un'energia che è violenta ma progressiva, parte da zero fino allo stop, è un'accelerazione. Allora, andando avanti, questa è la famosa tabella di queste codine qua, queste, di queste codine. Le OPS o comando. Allora, 150 gain è per coda 3 switch, 2 e 3 per spay, 3 per single, mano singola. Guarda che se andate a vedere su YouTube questi lanci che con mano singola, vi spaventate cosa fanno. Io non ce la faccio, ma mi dispiace tantissimo, perché questa coda qui l'avrei usata con la canna in mano. Ti permettono sempre di fare un lancio dietro il muro di... Sempre, tu guarda, posso dirti che c'hai i rami qui con la canna a una mano, tu facendo quel lancio lì, cioè circospetto, questo porti la mosca qui, fai questa rotazione e lanci con la trazione, ok? Con la canna a mano. Tutto quello fai devi andarlo a vedere. Che trovi su. Ma tu OPST. Scrivi OPST. 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 Voi andate a vedere i lanci che fanno anche dalla barca, anche dalla barca, devi vedere cosa fa lui. Quindi abbiamo, e la mettono poly leader, a proposito, poly leader OPST. Comunque quello che dice il Roby per la canna a mano, tutte le dinamiche e le tecniche di lancio e gli ancoraggi sostenuti estesi con la canna a due mani, con quella tipologia di code, le fate con la canna a mano. Uguale, la tecnica è quella, solo che al posto di farle con due mani, cioè quindi in questo modo, lo fai con una mano sola, e l'altro modo è quando ti apri. La seconda mano è la trazione che fai quando lanci. Posso usare la parte sotto, no, della canna a due finale, mani, tu ti giri, così, no, ti alzi. Il loop che viene collegato alla coda, e quindi noi ci mette poly leader o versi leader, come li faccio io, perché non c'ho voglia di... me li faccio come mi piacciono, ecco. Io per esempio ho fatto anche i move. Il move è un tip che è questo intermedio, questo cos'è che è? Metà intermedio e metà T8. Cos'è che ha di diversità? Va meno giù, quindi quando pesco in profondità più basse uso questo. Questo me lo sono fatto io, li collego, legati semplicemente al sormonto. Legature strette, un po' di loctite e tiri fuori siluri da 20 kg. No, non si stacca mica, neanche molto si stacca. I poly leader invece sono questi, sono dell'Airflow, della Vision, li conoscete forse, no? Infatti mette 5-7 piedi fino a 225 grain. 225 grain per la switch è una 4-5, per la spray è una 4-5, per la mano singola è una 5. Con il loro poly leader. Man mano che andiamo sotto, andiamo ad aumentare i grain, questi 275, 300, 325. Allora, dice per la canna che deve essere usata 7, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Per la switch,
per la spare, la tipologia di coda, di peso, di canna, per la singola addirittura fino alla 12. E man mano che si va avanti possono essere abbinati anche quei famosi T8, T8, T11, fino addirittura T11 e T14, però questo è il massimo, perché sono code molto leggere e non riuscirebbero a strappare fuori dall'acqua, perché c'è una considerazione da fare. Con lo Skagit, quando io faccio il lancio sostenuto, la coda questa galleggia, ma il tip no, rimane sotto. E uno dice devo far presto perché sennò mi va sotto. Bene, io vi faccio vedere, conto fino al 20, quindi il tip è andato. Poi faccio il movimento, sparo via e la coda ha la potenza di portarlo fuori, di portarlo fuori. Questo è quello che fondamentalmente questo insieme di code ti fa pescare in tutto il mondo, ma dappertutto. Io vado anche in rogge, nelle rogge, io con le comando, nelle rogge che ho vicino a casa, rogge larghe così, prendo quello. Allora, questa è una marmorata del LAD presa l'anno scorso, un pesce da 50 cm, non sono molte grosse le trotte del LAD, una volta c'erano veramente belle, questa è presa l'anno scorso con il pesciolino che vediamo, una però la coda è la Scandi galleggiante con punta intermedia. Perché? Perché davanti dove pescavo c'era un fondale che era stato 70-80 cm. Sì, uniforme. Uniforme. Tutto a boccioni, sassi piuttosto grossi, e lì ne abbiamo attaccate diverse, era una piana molto proficua. Questa è un'altra adda dell'adda, questa era molto più bella, era, mi pare che era un 65 cm. C'è da partire con un trolley di code? No, no, assolutamente. Cioè, il problema è dire, conoscere i fiumi. Se non conosco il fiume, mi porto le due soluzioni. Se conosco il fiume, dico come lui, che va sempre in adda, cioè in adige, conoscendo il fiume, dico no, il fiume là, io a volte mi alzo al mattino e dico vado in adda, in quella piana del cimitero, quelle buche del cimitero, vado a Skagit. Vado invece nella parte superiore, vado a Skandi. Però quando vado a Marmorate non è che giro come un matto tutto il giorno. Perché pescare la Marmorate vuol dire far passare un punto del fiume che possono essere 400 metri, più o meno. Non è che quando io l'ho fatta passare di Marmorate non c'è, è sbagliato, perché non mangia quel momento lì. Io posso dirti che ho preso delle Marmorate, l'ho pescato alle 7 del mattino, fino alle 9, non ho preso niente, sono andato in giù in un'altra pool, sono tornato indietro, c'era anche Bellinaso, non so se lo conosci, quel giorno lì, ho detto, oh ragazzi, non lo facciamo passare più, beh dai, io lo faccio passare ancora una volta, due lanci, boom, e l'ho preso. Quindi era lì, non era il momento giusto, quindi sbagliato dire, l'ho fatto. Io quando vado a Marmorate, io ho la mia piana, mi porto il mio cacciatorino, il mio coso, faccio passare, mi siedo, quattro parole, riprendo, ma io fino a mezzogiorno sono lì, non lo mollo quel posto lì, perché se so che c'è, prima o poi ne ho ragione. Non è un pesce facile da catturare, per l'amor di Dio. Questa è un'altra, sempre dell'Ad, di Lodigiano, sono marmorate stupende, marmorate pure, questo era più un ibrido. Perché se vedete sono macchie, mentre la livrea che c'era del pesce precedente è un po' più caratteristica della marmorata. Questo era un pesce su 3 kg, sempre bel pesce da prendere. Qui usavo sempre un'intermedia, questa era l'intermedia della Gallan, quella azzurra, tutta intermedia, perché a quel punto lì ha una piana lunghissima, lunga 200 metri, con un fondale che va a calare leggermente, che forma quasi un piccolo piede, caratteristica per i predatori di marmorate.
Poi andiamo a quest'altra marmorate. Guarda che sono pesci stupendi, non ne abbiamo quasi più. Questa invece è il pesce dell'anno scorso. Questa è una lacustre dell'olio. Questo è un pesce che ricorderò pronto, veramente. L'ho preso col pesciolino, quello verde però. Questo qua. Più ciccia anche. Sì, guarda, adesso vedrai. Guarda questo. Guarda che pesci vengono su dal lago. Però bisogna avere. Non bisogna avere. Fai i cappotti, ragazzi, io faccio i cappotti. Ma non me ne frega niente. Io piuttosto di andare. La volta io vado a vedere sul tesserino annuale, però delle volte vai lì un ridere, due ridere, tre ridere, quattro ridere, cinque ridere, ma vaffanculo. Poi sento giù a spinning, hanno preso una marmorata di 90, 95 centimetri. No? Io invece, capisci, quando tu in un'acqua libera tu incontri un pesce così, questo è ancora vivo, spero. Io lascio andare, non porto a casa niente. Questo è un perca preso nel tardoppio con questi artificiali qui. Tardoppio è un torrente che viene giù dal Piemonte, passa da Novara. Sono questi artificiali qui, fateli passare. Sono i closer minnow, dal famoso Bob Closer. Con la differenza che sono fatti tutti col crack four. Il crack four ha una qualità, è vivo, cioè quando tu è in acqua ha una mobilità pazzesca. Questi artificiali si usano attaccati al fondo. Io li lascio andare con la coda galleggiante se non c'è molta acqua, quindi vanno attaccati al fondo e poi o con la punta della canna o strappini li porto alla deriva. È venuto fuori questo. Ma ne ho presi tanti, 8 etti, un chilo, 1,2 kg, 1,3 kg, sono pesci bellissimi, sono pesci bellissimi. Ha una mangiata assurda, Tu stai tirando, tu. Fermi, tu devi picchiare, tu, poppi, subito. A volte rimango lì anche io un po' in bambino, non di coda, di canna. Di canna, però potresti tirare benissimo anche la coda. Io su questo mi addormento un po', perché delle volte perdo i pesci e sto lì come pistola, io non so come mai, non ho quella cosa. Lui quando picchia, madonna, dati quale fugunate io, boom, e tiro forse 2 secondi, 3 secondi dopo. Cioè, davvero, se si attaccano loro. Le volte dico, ma Dio, madonna, ma dagli, rimango proprio. Ah, io sono violento. Questo, guardate che perla. Questo è più di 10 kg. Allora, il calcio della canna è 60. Si è mangiato un bambino. 67 cm. Sì, è una femmina, è piena d'uova. L'ho preso lì a Ticino pescando con una coda di quelle che parlavamo prima, molto pesanti, con un pugliese lungo così, con l'amo in coda. Questo è un pesce di 95 cm per un 10 kg. Non lo so, è vivo, l'ho lasciato andare. Tutti sono andati. Questo invece era un metro, non lo so che peso, però questo qui l'ho preso con la palù coda 5. Cioè lì, questo è un naviglio pavese che parte da Milano, città, viene giù fino a Pavia. Era il famoso canale che portavano la sabbia e la ghiaia a Milano per costruire Milano. Quando Milano è stato costruito, del naviglio pavese non gliene ha fregato più niente nessuno. Sta crollando, le rive cadono giù, adesso ogni tanto le mettono a posto, mangiano un po' di soldi, no? Perché alla fine una riva magari con 10.000 euro la metti a posto, costa 100.000 euro. L'ha progettato Leonardo da Vinci, sì, naviglio pavese. E fatto tutte a scuola, no? Perché si sono le chiuse, dal Ticino fino a Milano. Bello. E di pesci, tra perca, luci,
cavedani, è pieno di pesci, questo naviglio qua. Io lo pesco solo d'inverno. D'inverno con una coda da spey intermedia, da quella corta 15 metri, sì. Lancio, anche qui è molto largo, è una darsena che ci stavano dentro tutti i barconi parcheggiati dall'altra parte, parcheggiati di qui, e quelli che passavano in mezzo per la risalita. Quella era una sosta tra quelli che venivano da sopra a quelli che venivano da sotto. Si parcheggiavano che aspettavano il turno. Quindi lanciavo sotto la riva di là, lasciavo derivare e pian piano davo i colpetti, sento. Io, perché ci ho preso anche le carpe, cioè con questi closerini molto più piccoli, prendi anche le carpe. Ho preso le savette, cioè veramente ha mangiato di tutto. Questo 2 anni fa. Sì, questo 2 anni fa. 100 anni fa. E sento questo colpetto qui, picchio e la Madonna. La Madonna, e mi va dalla parte opposta, no? Col filo del 18, senza filo d'acciaio né niente, ce l'aveva qui nell'angolino. Tira, me lo porto lì e Luca mi dice: mi sa che hai preso l'uccione quello grosso. No, non è possibile. Alla fine c'era questa canna che faceva i versi del mondo, è una telescopica. Lui si è abbassato col guadino, ha messo il guadino nella testa e con la mano io l'ho preso per gli stracci e l'ho tirato in piedi. E abbiamo fatto la foto. Pesce spettacolare, questo qua. Quindi, cioè, qui uno poteva prenderlo anche con la canna in mano, ma non so, perché qui c'è la strada, no, e c'è il passaggio a livello, quindi sono proprio in città, Pavia qui. Quindi se fai la tecnica spey, fai questo movimento, pom, e lanci e traversi di taglio. Se fai così, il primo che passa in bici gli porti via la cuffia, cioè è pericoloso, poi ti denunciano. Già i vigili sono venuti già un paio di volte, perché una signora... Io dava fastidio perché c'era lì una nutria e continuavo a buttargli legni e mandarla via, e loro ha chiamato i vigili perché davo fastidio alla nutria. Ma lei sta scherzando? Adesso possono uccidere, possono fare tutto quello che vogliono. Quella volta lì è venuto il vigile. Barbi portoghesi. Nelle piane giù da noi c'è oramai il nostro barbo, non c'è più. C'è questo barbo portoghese che diventa enorme. Abbiamo preso barbi da 6 kg, 70-80 centimetri. Sono dei blocchi così di potenza. Attacchi un coso di quelli, ragazzi, veramente è divertentissimo. Perché ha una potenza, lo puoi fare anche qua in una mano. Perché qui è una pesca che non serve. Si pesca a 30 gradi a far derivare attaccato al fondo ninfe, piccoli closerini, non piombati, perché la coda, se c'è poca acqua, coda galleggiante con ninfe piombate, se no coda affondante, però le ninfe non piombate, in modo che stanno attaccate al fondo. No? Mi è capitato sul taro, quindi c'è chi fa proprio questa pesca. Entrano in acqua fino qui e poi a 30 gradi lasciano affondare, tengono la canna ferma e fanno tu, sentono il fondo e fanno derivare. C'è chi pasturava anche quei cannotti. In taro, per esempio, dove alcuni di voi pescano le cheppie, si prendono abitualmente recuperando. Cioè... tra una gabbietta e l'altra perché no, sì, la gabbietta la manca mai quando si pesca. Se si prendi le gabbiette vuol dire che sei in pesca. Se prendi le gabbiette vuol dire che sei in pesca. Sono due volte quando si fa la gabbietta. Questo è l'aspio. Questi sono gli aspi che si prendono a Pavia. No, questo è del Po. Questo la mezzana rabattone. Sono diversi quelli del Po, sono più giallastri. Scusate, grazie a te. Sono aspi, sono un po' più giallastri, sono inerenti all'acqua che c'è nel Po è piuttosto, da noi non è limpida.
velata sul nocciolo. Questo fondo sabbioso, quindi pesce un po' dappertutto. Dappertutto c'è questo pesce. Di quel po' dappertutto. Vabbè, la madre della pianura padana riceve tutto, eh? Riceve tutto. Questo invece è del Ticino. Guardate che tarello questo, ma che cosa? No, no, ragazzi, guarda che roba. Che pinne. Questo è preso là Alessandro di Torino, sì. Dove c'è quel filmato. Questi ragazzi di Torino che conosco, è nato un'amicizia, quando c'è una situazione un po' così, gli dico, oh, c'è l'aspio per te. E loro vengono giù, si sta insieme in compagnia. E sono aspi di questa dimensione, questo è un pesce da 5-6 kg. Preso col Google, la galla, ci ha picchiato una botta. Io ero sotto di lui, ma spaventato, perché l'ha agganciato fuori di me una quindicina di metri. Wow, la Madonna, ho detto, che cosa hai preso, ragazzi? Non sto qui. Però le sorprese non finiscono. Cos'è? Storione. Ragazzi, ma dove? Ticino. Questo non l'ho preso io però, l'ha preso Gera. Con i closer. Non pensavo neanche ci fossero più in natura. No, no, a Ticino ci sono degli storioni pazzeschi. Sono proibiti ormai, quanti anni? Quanti 30 anni che non si può più pescare. C'è questo pesce qua, vengono fuori di quei... Io una volta ero... In mezzo c'è Ticino, si divideva in due, ero lì con la barca e quindi sono sceso per pescare. Sono lì che pesco con le due mani, no, non c'erano ancora gli aspio, quindi si andava, le ridee che mollava l'amministrazione provinciale, qualche ridea, madonna, vedo arrivare una sagoma, era come me, era grosso così. Io mi sono spaventato, sono saltato sulla riva, perché non l'ho visto in anticipo, se no come sono fatto io gli saltavo addosso. Poi magari mi avrebbe portato via, perché una mole così, ci siamo spaventati tutti e due, perché lui ha deviato e è andato via, ma sarà stato lungo 2 metri e la testa era grossa così, questo è il De Michetti. Dalla sponda opposta dove c'è il trapper, lì non c'è quello che si divide, poi ero fuori dalla parte del Ticino. Sono dei dinosauri, quelli hanno... Sono dei dinosauri. Questo qui non era attaccato in bocca, attenzione, perché non dobbiamo dire quello che è. Però quegli artificiali lì noi li facciamo andare attaccati al fondo e lì recuperiamo molto lenti, perché c'è il vivo di corrente e poi c'era quest'ansa giù lì dai Maltransemma, no? Sì. Non c'è quell'ansa? Sì. Quindi dai prismi c'era quel filo di corrente tra la corrente e questo lento. Lui è lanciato in fuori ed è arrivato lì, stava recuperando così, tic, 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 dal momento sente che gli va via, e io ho preso un ramo, che ne so, lui non diceva neanche niente, io ero su, dopo un quarto d'ora vado giù, lo vedo là con la canna tutta piegata, e gli dico, ma è un pesce, non so mica che cos'è, non viene arriva, e tira. In lontananza è venuto fuori con la coda, ho visto la coda lì, tipo quella dello squalo, guarda così, e dove dico io cosa hai preso. Non riuscivo a sollevarlo, lui. Quindi la foto l'abbiamo fatta così. Era un metro venti, quasi 1,30 m. Per dirti, la pesca, questa tipologia di pesca, cosa ti può dire? Era attaccato sotto, fuori? Sotto, sai che lì c'ha quel cilindro che gli viene fuori, che raccoglie sul fondo, sì. Era appena sul lato lì. Può darsi che era stato stimolato da questo movimento, gli è andato sopra. Sì, poi comunque un pesce che comunque va... È lì, no? È lì, non lo so. Cioè. Un po' come il barbo che ha... E questo? Siluro. Questo è un siluro. È un siluro di 1,5 m. 1,5 m. È un siluro, non so, potrebbe essere stato 20 kg, 20-22 kg, con una 12 piedi Shimano, coda 9, coda galleggiante in una roggia, con uno streamer da luccio. Nelle rogge da noi vengono su queste brutte bestie qui. E non vengono su più in luce. E fai questi incontri qua? Fai. Certo, voglio dire... C'è una vastità, se uno vuole,
Uno fai gli streamer da luccio, non mica detto che devi pescare solo i lucci. No, quindi anche il mandolato. Capito? Hai capito? L'unica cosa che non prendi sono i temi, però il resto dei pesci. Questo è un'iridea, eccolo qua un'iridea, che preso in Valtellina. Era un pesce da 65 cm, una bellezza veramente, con le pinne perfette. Con le pinne sembrerebbe una stile. Con formazione anche proprio. L'ho lasciato andare anche lei, ma cioè, un pesce bellissimo. Questo è il luccio che ho preso in corrente con la schegi, con il pesciolino. In una piana piena di una piana da marmorate è venuto fuori questo pesce qua. Con la pancia. Sì, ma era il periodo adesso, no? Che si va là, ci va a maggio. Non avevo mangiato un pesce. Maggio così, io l'avevo lasciato andare anche lui, questo qui, quindi. Però è venuto fuori questo pesce. Ce n'è più. Non lo so, avete qualche domanda? Vediamo un attimo l'olio. L'olio. Lo butto giù. Se vai a Temoli. Allora, a Temoli puoi fare anche a mosca secca, per l'amor di Dio. Io a mosca secca pesco quasi mai, pochissimo. Però se bollano, io non pescando più con la canna una mano, uso la canna due mani. Quindi uso quella coda, un finale adeguato. Quando io do questo colpo, attenzione, mi dice, ma tu vai all'ancoraggio, la mosca secca, si prende, no? Perché do una chiusura secca, la faccio scoppiare e quando arriva là la mosca può come prima. Io ti dico la verità, quando vado preferisco pescarle con le sommerse, con gli spiderini anche sul 14 16 anche 16 14 10 12 8 mai liberato. Sì, ma lei cioè vengo su, non so perché, io metto là in mezzo e vengo su, chiameranno qualcosa che c'è. I temoli a volte sì, ecco qui a volte pesco senza far dragare, però quando le mosche aumentano di dimensione faccio il dragaggio. Cioè, lancio più a 45 gradi e poi o faccio un mending. Mending è quel saltare la coda per mantenere l'esca sempre là fuori. È necessario assolutamente, tutte le volte, anche con lo schegge. Poi, piccola, sollevo, do il colpo, lo porto a me e la coda si ribalta a monte. E quindi l'esca rimane là, va giù, senza dragaggio. Poi quando comincia dove ho visto la bollata, la faccio dragare, viene su a prenderla. Le trote assolutamente, però l'anno scorso fece tempo. C'era l'Alberto, mi fa, cosa le stai prendendo? Una mosca di Riccardi che ha 60 anni, quella lì col pavone. Com'è, alla fine ne hanno dati due anche lui, ne ha preso due anche lui di tempo. Quella sera lì era così. Poi facciamo quelle mosche che ci ha detto di fare, verde. Queste qua, no, col verde. Questa si con la palla di verde. Queste. Allora, adesso vi è tutto chiaro o c'è ancora qualche domanda? I finali, c'è il tip. Allora, il tip. Pesca con lo streamer. Giusto, bravo. Vedi che qualcosa è rimasto. Quanto? Qui, a queste qua fondanti, è un metro e mezzo di monofilo. O 30, o 33, o 37, non faccio nessun nodo, diretto. Metro e mezzo. Sì, metro e mezzo. Se l'acqua sale un po', posso arrivare anche a 1,80. Da 1,80 in giù, a volte faccio anche 1,20. Se l'acqua è molto violenta e voglio tenere giù l'esca, quindi il tip si accorcia, il finale. Per quanto riguarda invece le code da spay, faccio 1,80 m di 45, 1 metro di 40, 1 metro del 30.
però pesca in superficie quasi. Pesca a superficie con gomme, pesciolini. Se devo ridurre ancora di più metto un altro metro di 25. E il finale si allunga, però quella coda lì non ha problema di stendere dentro tanta di quella potenza, di quell'energia, che il finale si distenderà sempre. Le code da spray comunque è meglio usare il finale pollice. Lui li uso, io faccio quattro nodi di queste bobine non qui. Non avere la resistenza dei nodi quello durante il lancio. Per quanto riguarda invece le code scandinave, monto davanti il polyleader, che può essere questo, intermedio, oppure fast, oppure extra fast o extra extra fast. Su quelle code non amo usare i polyleader da 12 piedi, uso tutti sempre quelli da 8 piedi, 24, 2 metri e mezzo. Se non metto il polyleader, perché non vuoi, perché queste code che abbiamo visto, queste, queste code di ultima generazione, può non essere montato il polyleader, puoi usarle senza polyleader. Il finale diretto. Puoi usare il finale diretto. Il finale diretto però qui deve essere abbastanza potente, quindi parto con il 50, parto con 80 cm con 50, 45, 40, però pescando streamer io sotto il 30 non vado mai, quindi automaticamente ho un finale da 2 metri e mezzo, 2 metri e mezzo, 2 metri 80, solo di nylon su questa nuova generazione. Quelle precedenti dovevi, siccome erano più grosse nella parte frontale, e allora c'era bisogno per forza del polyleader. Anche quando usa un affondamento pesante? Sì, uguale. Il finale tipo? Arrivi a 2 metri, 2 metri e mezzo. No, sta giù. No, sta giù. Sta giù. Sta pure certo, sta giù. No. Prende l'acqua è teso con ma poi io lo preferisco, perché poi non sta proprio, cioè il polyleader te lo porta ulteriormente, poi dipende anche dalla gestione dall'angolo di lancio dove tu l'hai lanciato, è importante, o vai subito attaccato al fondo oppure riesci a passare. A volte, per esempio, con questo mio amico che ogni tanto andiamo, allora, lui con la coda più leggera tocca il fondo, io con la coda più pesante non lo tocco, perché curo l'angolazione. Se sono angolato giusto, io attraverso la piana senza andare a impattarmi col fondo. Se solo cambio l'angolo di 10 gradi, automaticamente, quando arrivo in quel punto là, sono attaccato al fondo. Però la diversità è che lui, quando... siccome lui lancia sempre a monte, cosa continui a lanciare a monte? Così va giù, va là, però arriva quando hai questa angolazione comincia a strappare al fondo. Cioè, allora ti devi leggerire. Io capisco che l'esca deve stare al fondo, però toccarlo o non toccarlo, deve io passare. Stesso, io non pesco male, però ho più problemi a farla andare giù che a farla per su. Guarda, questa cosa però viene pescando. Cioè, io potrei raccontarla un miliardo di volte. Quando uno è in pesca comincia a fare l'abitudine, credi che io ho perso anche una coda, un pesce mi ha mangiato, mi è andato in mezzo ai rami, basta, l'ho lasciata là, non sono più riuscito a tirarla via. Quindi alla fine capisci. Ele, vuoi dire due parole? Cioè lui, Daniele, lui tutti gli anni da 20 anni va a Stilet, in Canada, quindi prende dei pesci pazzeschi. E continua pure te. Ma io faccio questo viaggio perché ho questa grande passione della canna a due mani, che è nata appunto insieme a lui, e ho iniziato 20 anni fa ad andare in Canada a pescare i salmoni, e poi pian pianino mi sono orientato a pescare le stiled, perché è comunque una pesca... Perché le tue mosche? Ce le ho.
comunque, per dire la diversità, comunque, dalle esche che usiamo noi. Comunque una pesca più... Tanto per informazione, così. Una pesca un pochino più particolare, che si basa molto sulla ricerca, si basa molto su tanti aspetti anche scientifici, conoscendo, conoscere il ciclo biologico dei pesci, sapere i momenti di risalita, scegliere se pescare i pesci di risalita o i pesci residenti, scegliere il periodo, scegliere il fiume, cioè... I salmoni risalgono, allora, tanto per farvi un esempio, l'anno scorso sono saliti 2 milioni di socai nel bacino dello Schina, 100.000 stiled. Vi rendete conto che la differenza è notevole, quindi la stiled, come diceva il nostro maestro Mario Riccardi, è veramente il trofeo della vita. Quindi io con gli anni, dopo essermi sfogato con i salmoni, ho deciso di dedicarmi solo ed esclusivamente alla pesca delle stilette. Al punto tale che non è per essere snob, così, però io quando prendo un salmone mi rompo i coglioni. Scusatemi il termine, perché spesso e volentieri i salmoni sono in numero maggiore rispetto alle stile, i numeri che vi ho appena detto sono documentati sul sito della British Columbia, no? Quindi è molto probabile che mentre voi fate una deriva per prendere una stiled, ci sia un salmone che la precede. Quindi questo mi fa incazzare in una maniera incredibile. Quindi io cerco di andare sempre, no? Io, sì, mi fa incazzare in una maniera incredibile. È il classico di quando vai a Marmorate e si attacca l'idea. No, questo perché comunque, no? Comunque, cioè, è un'opportunità persa. E poi comunque il combattimento con il salmone magari spaventa la stiled, che ha un atteggiamento magari anche timido nei confronti dell'ambiente, perché è in numero minore, perché i salmoni gli vanno addosso per mandarla via, cioè, insomma, ci sono tante cose che io preferisco andare tardi quando di salmoni ce n'è meno. Quindi io parto quasi sempre a settembre, sono andato anche a metà ottobre, sono stato a pescare a novembre con il ghiaccio, con la neve, le ho provate un po' tutte, vado da solo, vado con un amico, non faccio niente di organizzato, faccio tutto per conto mio e ho investito il mio tempo e i miei soldi per imparare veramente tante cose che nel corso degli anni mi hanno dato dei risultati abbastanza soddisfacenti. Poi per quanto riguarda la tecnica, io pesco solo ed esclusivamente con le canne a due mani, io pesco con due tipologie di canne, delle 13 piedi, 13 piedi e mezzo, coda 7. Non amo pescare molto pesante perché io pesco molte ore al giorno, poi pesco 3 settimane, no, anche 4 settimane. Ci vogliono delle attrezzature che non stancano, che ti danno la possibilità di riuscire a pescare tutto il giorno. Quindi cerco di non appesantirmi con le code, di avere sempre un grande rendimento nel lancio, in modo da lanciare lontano, da essere preciso, da prendere bene l'acqua, prendere bene le derive. Pesco con la Skagit dove si deve pescare con la Skagit, quindi le buche strette e profonde ci vado. Ci vado con andiamo in Italia in certi fiumi. La tecnica è quella. Chi pesca le marmorate qua in Italia con le due mani prenderà le stiled in Canada. Esatto. Qualche duna la può catturare. Tranquillamente. E pesco con le Scandi, dove ci sono le condizioni per pescare. Gli artificiali, ce n'è
una moda, gli artificiali destilati sono, è una moda, bene, cioè è no, come mettere, che ne so, i Levi's o i jeans di Gucci, cioè ogni anno c'è un qualcosa di... Questo lo fanno ovviamente le guide, no? Per creare mercato, cioè per fare in modo che le cose... Però fare le mosche da Stiled, adesso ve le faccio vedere, ci mettiamo qua magari, no? Però fare le mosche da Stiled è qualcosa di estremamente affascinante, no? E se uno ha veramente la passione, le fa, no? E questa è una delle mie scatole, ne ho presa, non è che io abbia un campionario o roba del genere, però io... costruisco queste tubo qua molto, molto morbide, sono anche rotte perché sono usate, cioè non ho il campionario, io ho le mosche che uso. Quelle che hanno reso? Sì, queste mosche, queste tubo fly qui fatte di marabù, di struzzo, queste di coniglio. Uso queste mosche qua. Tutte tube fly, mosche con l'uovo. Che marmorate vanno bene lo stesso. Sì. Poi delle mosche, queste sono mosche di origine scandinava, delle tube scandi. Questo tubo consente il passaggio dell'acqua? Come? Questo più vicino? No, passa dentro il filo. Apre il filo? Sì, è così, cioè passa il filo, no? E dietro c'è l'amo in coda, no? Così tu lo infili dentro nel tubino, quando lo tira... Oppure delle mosche di solo flash, sempre sui tubi. Oppure intruder, queste. Mosche così grosse che vanno a infastidire, vengono ad attaccare la mosca per fastidio. Oppure veri e propri roller, sistemi, veri e propri sistemi di mosche componibili. Sì, non c'è problema. Cioè, per esempio, questi tubo qua di marabù, semplicissimi, no? Che possono essere usati da sole oppure in coppia, insieme, per creare un artificiale di maggior volume. Ho visto che bollavano su dei pesci o su delle serpi. Insomma, sono un po' grosse. Dire quali siano le mosche che vanno meglio, queste sono... Perché blu? Perché in questi anni è uno dei colori che ha dato migliori risultati. Sono colori così, perché poi non so se voi... Sarà dato anche da Mario, no? Secondo me gli ricorda qualcosa di marino, cioè per esempio questa mosca qua verde e azzurra così, secondo me gli ricorda le sardine. Questa qua è una mosca con cui io ho preso, questo qua l'ho, voglio dire, l'ho inventata io, cioè l'ho composta io, l'intruder. L'intruder non l'ho inventata io, è una mosca che è stata ideata da Edward nel 1990. Io ne ho ripreso i fondamenti costruttivi, però gli ho cambiato completamente i materiali, cioè ho preso questi materiali sintetici, no? Gli ho creato la struttura sotto in modo da poter appoggiare sopra questi materiali. E se poi la guardate bene nel suo dettaglio, no? Questa è una mosca che si appoggia sopra un'altra mosca, se guardate bene. Quindi che cos'è questa? Questa è una mosca voluminosa ma con una struttura leggera, perché in realtà in mezzo non c'è niente, giusto? Molto mobile. Tutto si basa sul movimento.
La stessa sono mosche di invasione, cioè quando una mosca di queste invade il territorio di una stileda, è facile che la stileda parte e lo prende, e la prende. Poi per quanto riguarda il viaggio, io vado sempre a Smithers, che è una cittadina della British Columbia. Io faccio tappa lì, rimango tre settimane, vado con un mio amico di Verona e facciamo questa pesca qua in vari fiumi, e prima di andare a pescare guardiamo sempre i livelli dell'acqua, guardiamo sempre le risalite e cerchiamo sempre di aiutarci così con queste informazioni. E sapere i livelli dell'acqua diventa importante, perché certi fiumi quando sono troppo alti proprio non si riesce neanche ad avvicinarli. Poi i territori sono scomodi, non è che uno va su una spiaggia tranquillo, ma vuol dire andare a camminare nelle foreste in mezzo ai rami spaccati, dove si rischia di spaccarsi gli stivali, ci sono gli orsi, c'è tutto, bisogna tenere conto quando si va in un posto quanto tempo ci vuole tornare indietro per non farsi sorprendere dal buio. Sono tante cose, da mettere insieme, per avere una pesca su un pesce che è straordinario, perché secondo me insieme al salmone atlantico è il pesce d'acqua dolce più bello che ci sia, il salmone atlantico è stiletto. Io ho provato a pescare il salmone atlantico, però con scarsi risultati, perché quando ci andai io nel 92 ci volevano delle risorse economiche che io non avevo, non potevo permettere, perché per andare ad avere i risultati bisogna andare a pescare in posti dove costava un milione al giorno, io, in Norvegia, adesso di andare a Kola, quei posti lì, costa un sacco di soldi. Si possono spendere tanti soldi anche in Canada, cioè, se tu vai in un lodge dove ti portano a pescare le guide e tutto, costano $1,000 al giorno, mentre se vai per conto tuo puoi farti una vacanza spendendo tre settimane, io spendo 4.000 euro. Sì, Marco, lì è una cosa. Tutto compreso, volo, ciao, jeep. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti. Sono belle esperienze, sicuramente. Sono belle esperienze, la tecnica di pesca è sempre questa. Molto bello, bisogna approfondire, avere tempo di approfondire. Sì, io poi sono amico su Facebook di Sergio, di Dimitri, così se volete ci possiamo sentire, se avete qualche cosa da chiedere, chiedete pure, non c'è problema. Ti vedo sempre. Mi piace. A me piace molto. Si vede quando la passione nelle cose quando tu hai la passione nelle cose. Siete anche dei bei narratori, dai, veramente. Spiegate bene, è interessante l'argomento. Bisogna avere tempo di approfondire le tecniche, lancio.